Amici di Wii Motorsport, benvenuti e anche bentornati in questo nuovo episodio dove parleremo di Formula 1, ma non parleremo di Formula 1 come al solito, parleremo di Formula 1 di tecnica. Quindi anche oggi siamo in compagnia di Nicolas, admin della pagina 5 Laps to Go, e ci spiegherà tutto sui test di Barcellona e anche dei test che sono appena terminati in questo istante in Bahrain. Quindi, Nicolas, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, test che sono piaciuti, anche a porte chiuse, comunque siamo riusciti a seguirli. E sì, parliamo della prima giornata a Barcellona, che ha visto Lando Norris con la McLaren chiudere in prima posizione al day one, che già comunque la McLaren è arrivata a Barcellona molto competitiva, quindi molto veloce, molto facile da guidare e anche molto facile nella messa a punto. E sì, hanno avuto come un po' tutti i team dei problemi con il porpoising, che è l'effetto delfino. Non si parla d'altro. Porpoising è diventata la parola del mese, è diventata, se Ho non visto, ho visto. dell'anno. Sì, i McLaren sono stati molto veloci a risolvere questo problema portando un nuovo fondo che si flette con l'aumentare della velocità, e per il resto comunque il lavoro è stato quello di un team normale, no? Differenze invece degli altri, Ferrari per esempio, che anche loro hanno sofferto tanto di porpoising. Durante i test hanno portato già il primo fondo su 5. Piccolo spoiler, su 5 ne hanno portato uno già a Barcellona, che è stato, diciamo, promosso, ma sì, diciamo che è un fenomeno Attendevano che tutti poi. gli altri sviluppi. Esatto, e poi è un fenomeno che continuava a persistere sulla F1 75, ma a livello di guida invece è parsa una macchina un po' più rigida. Difatti, gli inviati che erano lì sul circuito, vedevano proprio una Ferrari che faceva fatica nel terzo settore, e queste erano le scelte, no? Proprio dette dall'ingegnere Ferrari. Durante la presentazione dissero proprio: noi decidiamo di scendere in pista con un setup più rigido per esaltare i canali Venturi. Una Ferrari che fin da subito ha macinato chilometri, affidabile, veloce. Quindi il È lavoro. forse l'unica che ha fatto più giri di tutti. Sì. Hanno. Adesso comunque sono usciti da Barcellona con 2.000 km, con un obiettivo di arrivare a 6.000. Quindi buono. Gli altri pochi come Ferrari. E i piloti comunque contenti. Leclerc, Sainz hanno detto che dovranno cambiare stile di guida, ma sono contenti del monoposto che ha debuttato in pista. Mentre invece la Red Bull, che si svela nei test di Barcellona, non è più quella plasticata che abbiamo visto, scende in pista con delle pance rivoluzionarie, quasi a voler richiamare l'effetto Coanda, quello che abbiamo visto nel passato della Formula 1, e con un diffusore, non so se hai visto le foto, veramente. Tanta roba. Cioè, quel diffusore lì praticamente genera tutto quel carico aerodinamico, lo genera il diffusore. E quindi questo è il motivo per cui la Red Bull ha un bel posteriore saldo e non soffre di sovrasterzo. Si può definire molti, ho letto che molti lo definiscono doppio diffusore. No, ovviamente no, io lo definisco più un'estensione del diffusore, però diciamo che il lavoro è quello. Mentre Io per poi passare a. Sì? ti posso dire che la Ferrari mi ha stupito in positivo, perché c'era non bisogna non vedere tutto quello che è stato detto da tutti, che tutti vedevano soprattutto molti
ali, soprattutto di mistero. Diciamo che anche le dichiarazioni dove puntiamo tutto sul 2022, poi non siamo sicuri di essere i più veloci nel 2022, avevano un po' messo le mani avanti. Invece la Ferrari, quando è entrata in pista a Barcellona, è stata palesemente veloce, ma soprattutto quello che ha lasciato ancora un buon segnale è che la Ferrari ha macinato tanti di quei chilometri, facendo anche più di due gran premi consecutivi. Quindi, e poi la cosa positiva è che è anche un'altra cosa positiva è che con entrambi i piloti la Ferrari si è dimostrata veloce. Che Sainz, come dissi anche io l'anno scorso, non si può più ritenere un secondo pilota, perché è al pari, se non forse meglio anche di Leclerc, perché prima si diceva che Sainz era un pilota solo consistente, che non aveva il tocco di genio di Leclerc. Alla fine però Sainz e Leclerc vanno uguali, guidano in due modi diversi ma vanno uguali, quindi sono tante le cose positive. Di sicuro la Ferrari purtroppo ha sempre il suo tallone d'Achille nel terzo settore di Barcellona. Qualsiasi volta che la Ferrari va a Barcellona c'è sempre quel tallone d'Achille del terzo settore, come anche il terzo settore di Abu Dhabi, dove la Ferrari, quando arriva nella zona dell'hotel, fa sempre fatica a percorrere quelle curve lì. È un fattore telaistico che si identifica soltanto in Ferrari, dove invece Red Bull e Mercedes volavano nel terzo settore con delle macchine precise incollate a terra. Ferrari ha portato degli sviluppi, ha portato una macchina nuova, ha provato anche diverse ali, ha portato un concetto di muso totalmente diverso. Si è visto che quest'anno, penalizzazione a parte, Ferrari è tornata su una cavalleria decente, e quindi anche adesso può lottare ad armi pari, sempre che anche le altre siano in forma. Di sicuro tu quel test di Barcellona, soprattutto nei giorni in cui la Ferrari ha potuto testare, è stata una piacevole sorpresa, quella che tutti attendevamo, non eravamo sicuri, però comunque tutte le novità portate, anche col, come hai detto te, appunto, il setup rigido, pur sapendo di avere un limite in macchina, appunto nel terzo settore, pur avendo riscoperto questo effetto delfino, il proposing, di sicuro l'ha saputo smorzare nel tempo, cioè pur avendolo nei giorni di testa ha saputo molto smorzarlo, cosa che non ha saputo smorzare Mercedes o appunto Alpine. Red Bull, che dire, io me l'aspettavo che Red Bull fosse la macchina da battere, perché comunque Newey è una scheggia impazzita, Newey, nel senso che qualsiasi cosa Newey tocca la trasforma in oro come Remida. Vettel quando era in Red Bull, che erano ancora macchine con estrattori, diffusori e tutto qua, aveva, infatti lui ha bisogno di un posteriore saldo che in Red Bull aveva trovato. Quando poi ha cambiato, è andato prima in Ferrari, poi dopo adesso in Aston Martin, si sente quanto Vettel gli manca quel famoso posteriore incollato a terra, che lui ha bisogno per dare gas e essere veloce, per non avere una macchina precisa. Adesso la Red Bull era ancora un concept, la Red Bull, che comunque, spoiler, l'ha finita di montare qui in Bahrain, però ne parleremo dopo. Quindi la Red Bull era sicuramente un'indiziata, perché comunque non poteva ripartire tutto da un foglio bianco, aveva già un background degli anni precedenti. Ovvio, quando si cambiano i regolamenti puoi trovarti tanto avanti come tanto indietro, però comunque fresco del titolo, Newey è il migliore, ha i piloti, ha anche la Red Bull, ha anche i piloti migliori, perché comunque Perez ha dimostrato l'anno scorso una grandissima crescita, vincendo anche una gara. Ma hanno una coppia migliore, la Red Bull. Sì, anche sì, di sicuro non la Mercedes, la Ferrari può avere una coppia omogenea, dipende dai punti di vista.
perché comunque Verstappen è forte forte, però comunque Perez deve fare un altro step, che l'anno scorso ha fatto un grandissimo step, però quest'anno deve fare un altro step perché deve essere sempre nelle posizioni di vertice. Invece comunque Perez molte volte ha cannato la qualifica, tante volte si è trovato sempre invischiato nelle parti indietro, quindi poi nel finale di gara sì, ok, girava più forte, però comunque la gara era abbastanza compromessa. Invece sul finale di stagione è stato proprio veloce e uomo squadra, cioè praticamente ha saputo combattere, ha saputo favorire il suo caposquadra, ha tenuto dietro Hamilton, ha fatto tutto il possibile fino ad Abu Dhabi, dove praticamente non sapeva più cosa fare pur di rallentare Hamilton. Quindi anche la Ferrari secondo me è la Red Bull, cioè coppia buona, non la migliore. Una coppia forse migliore ce l'hanno il due Ferrari, ma senza parlare da tifosi, perché comunque i due piloti della Ferrari, avendo una macchina buona, non ottima, buona, sono sempre nei primi tre, nei primi cinque. Sì. Quindi secondo me è una coppia più omogenea dei due. Ovvio che il talento di Verstappen non si può discutere, anzi, sì, se ne può discutere dicendo che è forse il migliore adesso in pista, ma non si può dire che di sicuro manca di talento. Se parliamo invece di Mercedes, Mercedes era la più attesa, è quella che durante la presentazione è quella che aveva stupito di più, però portata in pista non ha dato tutto questo vantaggio la forma della Mercedes, perché comunque le forme erano belle aggressive, e non sempre in Formula 1 forme aggressive determinano la velocità. Ah, esatto, Mercedes fin dal primo giorno a Barcellona ha fatto vedere dei problemi di bilanciamento, principalmente un anteriore tanto preciso, ma il posteriore ovviamente non riesce a seguire l'anteriore, no? Quindi questo significa che la V13 ha più carico nella zona anteriore, e la zona posteriore fa fatica ad entrare in curva, e questo crea dei problemi di bilanciamento. E poi altri problemi sempre della V13 sono stati quelli dell'erogazione della potenza. Non riusciva a sfruttare tutto quello che era il... come si può dire, non riusciva a scaricare tutti i cavalli a terra, e sarà perché la nuova configurazione del setup delle sospensioni posteriori, nuove gomme, poi anche comunque un estrattore ancora standard, e facevano abbastanza fatica fuori dalle curve, soprattutto in realtà con Hamilton, faceva veramente fatica, cioè tanto sovrasterzo e una vettura che non entrava bene in centro curva, quindi comunque principalmente dei problemini di bilanciamento per la Mercedes. E poi ti rispondo a quello che mi hai detto prima, Ferrari, che ha sempre avuto quel tallone d'Achille, no, nel terzo settore, quest'anno invece più che tallone d'Achille sarebbe più una sacrificazione, no? Si sacrifica quel settore per andare forte nei primi due. Non ti saprei dire chi ha il miglior telaio tra Mercedes, Red Bull e Ferrari, perché girano voci che Red Bull si è in sovrappeso, Mercedes problemini di, come si può dire, di pesi, no? Anche loro hanno distribuito male le masse a Barcellona, spoiler, e Ferrari è tanto tanto ingombrante, quindi non si sa ancora, non sappiamo ancora chi dare il miglior, chi dire chi è che ha il miglior telaio. E beh, sono i tempi che parlano. Diciamo che la Red Bull è una macchina molto omogenea, si è dimostrata, non ha mai avuto una perdita di posteriore, ma neanche una svergolata, quindi come Ferrari, diciamo che è presto per dire forse chi è il miglior telaio. Di sicuro hanno un telaio buono e la macchina è riuscita, perché comunque anche le ali danno carico, il fondo da carico, il diffusore da carico, gli estrattori danno carico. È una macchina, non dico perfetta, però comunque non ha dato nessuna avvisaglia di qualche mancanza o qualche lacuna. Ferrari uguale, invece Mercedes ha proprio dato difetti di trazione.
effetti di trazione, ma tutto tondo. Non penso che ha portato un motore da 2000 cavalli che non sta dietro a. Il motore è sempre quello, vabbè, ovviamente rivisto e opzionato di cavalli in più da anno con anno, però comunque la nuova macchina ha deficit di carico aerodinamico, che soprattutto il tempo stringe, perché non manca tantissimo, non è come in MotoGP che il primo test si fa a gennaio, fine gennaio e l'ultimo si fa a inizio marzo, che peraltro la stagione è iniziata, che c'è tempo di lavorare. Qui c'è tempo di correre subito ai ripari, come hanno in parte fatto. E Sì, poi ci. Dimmi. poi non ricordo bene le temperature di Barcellona, però erano comunque temperature abbastanza normali. Non, di solito i team giravano nel passato con tanto freddo, Esatto, però i no? problemi Quindi. non sono solo di carica e trazione, ma anche di surriscaldamento. Esatto. Sia delle gomme posteriori, problema che avevano quando Mercedes entrò in Formula 1 subito con le Pirelli che scaldavano eccessivamente le gomme posteriori prima di quel famoso test a Barcellona segreto, e poi anche oltre che le pance erano quasi inesistenti prima, pensate poi. E praticamente avevano problemi anche di surriscaldamento della power unit, quindi un danno nel danno. E per concludere a Barcellona, se si può già concludere, la Mercedes ha fatto debuttare quelle che sono le branchie. Non le avevamo mai viste, non le avevamo ancora viste sulla Mercedes. Quasi tutti i team le hanno adottate. Mercedes le ha fatte debuttare alla seconda giornata, e frutto magari di una scelta per far lavorare meglio l'aerodinamica o per far lavorare meglio il motore. Sono debuttate e voilà. E ti dico, pensa te che la Ferrari le ha anche chiuse. Sì, anche l'Aston Martin è stata chiuse. Pensa te che la Ferrari le ha anche chiuse da quanto avevano vantaggio di temperature. Le branchie fanno comodo perché quando si correrà nelle tappe estive, tipo in Ungheria, Spa, Monza, le branchie fanno comodo perché c'è molto più smaltimento di calore. E poi quel calore lì, soprattutto quando la Formula 1 emana calore, funge anche come calamita per Esatto. l'aria fresca, che l'aria fresca si attacca soprattutto alle pance e sfrutta tutti i microcanali per valorizzare l'aerodinamica. Quindi è un vantaggio non indifferente. Di sicuro. Hanno debuttato anche lì le branchie, non solo, però non sono riusciti a portare a casa il risultato sperato. Si parlava tanto anche dei piloti, visto che abbiamo parlato prima dei piloti, Hamilton che corrono ancora, corrono ancora, che alla fine poi ha fatto scacco matto perché fingendo il ritiro è arrivato al suo scopo, che era quello di far fuori Masi, quindi Masi out. E lui è tornato a correre. Non è sembrato in formissima per lui e per la Mercedes. Chi invece era sotto tutti i riflettori, perché tutti aspettavano lui, era Russell. Che Russell si è trovato un po' un jumpy al posto della macchina. Quindi Sì, praticamente poi. doveva essere la ma doveva lui si ricordava quella Mercedes precisissima, velocissima in Bahrain, invece si è trovato un po' una macchina un po' grezza. Pongo E carta. esatto, che nulla è perso, perché comunque sono solo test. Però chi ben comincia si dice che sia a metà dell'opera. In questo test di sicuro la Mercedes non è brillata. No, esatto. Ci si aspetta sempre il colpo risolutore della Mercedes, perché la Mercedes è sempre quella che 2 secondi prima dici, vabbè, dai, sono spacciati. Poi, 2 secondi dopo fanno un altro giro e ti piazzano lì un tempo che dicono, ma scusa, ma non era mica la macchina di prima? E quindi dalla Mercedes ci si aspetta di tutto. Quindi, se in questo test di Barcellona, se devo fare la top 3, che dobbiamo parlare adesso, è Red Bull, Ferrari, McLaren. Sì.
Io invece metterei prima Ferrari, Red Bull e Mercedes. No, McLaren, scusa. Ferrari prima perché, come ti ho già detto, hanno fatto un bel lavoro di giri, no? Tanti long run, tanto raccolta dati. Hanno lavorato tanto su accumulare chilometri, precisamente ne hanno fatti tanti con Carlos Sainz, quindi questo, quando un pilota fa tanti giri è perché dentro la macchina si trova bene. Quindi io metto a Barcellona, dopo 3 giorni, metto prima la Ferrari, Red Bull e McLaren che fin da subito anche loro abbastanza veloci, poi hanno risolto subito il problema del saltellamento. Quindi quarta Mercedes, che però non vuol dire ultima. Vuol dire quarta, ma fa anche paura quarta. Fa sempre paura la Mercedes. Assolutamente, invece io ti posso dire che la McLaren è quella scuderia che ti aspetti sempre al centro gruppo, e invece qua si è dimostrata una delle forse più azzeccate come idee e concetto delle nuove macchine, perché comunque ha portato tante soluzioni che nelle mani di Norris e Ricciardo sono state molto ma molto veloci, come anche il fondo. Come anche l'ala posteriore, Anteriore. la bandella dell'ala anteriore. Quindi la Mercedes, la McLaren si è dimostrata molto aggressiva, ma anche molto sul pezzo. Sì. Poi sappiamo che Norris, comunque, quando ha la macchina, è un pilota molto consistente. E ok, ha affinato che l'anno scorso era il primo anno del motore Mercedes, quest'anno con un'esperienza pregressa della motorizzazione Mercedes, anche McLaren ha fatto un po' la voce grossa nei test di Barcellona, in Spagna. E Esatto. poi siamo, dimmi, No, no, prego. passiamo al gruppo misto, Il midfield, esatto. esatto, passiamo un po' al gruppo misto, dove qui abbiamo parlato dell'eccellenza, dell'elite, delle macchine riuscite, invece qua andiamo ad abbracciare un pochino le macchine, quelle non dico venute male, ma quelle con un pochino più di problemi veri, che potrebbe essere Alpine. Allora, già avevamo detto in un episodio, che Esatto, giravano voci. nell'episodio precedente che Alpine non aveva praticamente trovato tutta la potenza disponibile, anche grazie alle miscele E10. E poi non aveva tutta questa velocità al simulatore, provando assetti e correttivi per invertire la rotta. Diciamo che Alfa Tauri può essere ritenuto abbastanza una buona macchina, però non ha eccelso in tutti i campi. Alfa Romeo, che è stata l'unica a credere nel push rod sia all'anteriore che al posteriore, non è che anche pur avendo Bottas, che come si dice in gergo poteva portare in dote i segreti della Mercedes, invece è un po' la sindrome di Padilò, che Padilò quando era andato in Williams doveva essere il salvatore della patria, che doveva ridare Invece. competitività alla Williams, invece è riuscito a farla andare ancora peggio del livello di prima del suo arrivo. E poi ci sono Haas, che comunque qualche colpo lo ha fatto, vabbè, mettiamoci anche su di motore e tutto quanto, però comunque diciamo che Schumacher sta migliorando, Mazepin sta migliorando, però comunque non possiamo far finta di niente. È notizia di ultimi giorni, anche Mazepin col conflitto in Russia ci ha salutato. Ok, non è la miglior monoposto vista finora, però anche loro hanno preso dei concetti da Red Bull nel posteriore e si vede appunto che la loro monoposto ha un setup un po' simile all'RB18, difatti loro tendono ad avere un setup morbido, a differenza invece di Aston Martin che copia la filosofia Ferrari con un setup più rigido e esaltando tanto le curve veloci. Mentre invece Alfa Romeo
tanti tanti problemi di affidabilità, cambio, poi tanti, il fondo anche che toccava, già nei test a Fiorano toccava, sono arrivati a Barcellona con sempre lo stesso problema, quindi questo ha impossibilitato tanto Bottas. Hanno veramente raccolto pochissimi giri e loro pensano di risolverlo alzando la vettura e vediamo cosa succede in Bahrain, ecco. Ma e poi diciamo che c'è anche la Williams, che poi era forse più bella con le vernici fluo, quel secondo giorno quando ha messo la macchina piena di vernice fluo, che aveva quel blu mischiata a quel giallo, un verde lime, e sarebbe dovuta essere questa la livrea definitiva, perché veramente era bellissima, era conciata da fa schifo, ma era bellissima. E la Williams che si era presentata pure aggressivissima, con più o meno senza pance, con i coni anti-intrusione veramente visibili, non ha sfigurato con la Tifi, però comunque non è minimamente a livello dei migliori, quindi siamo sempre al punto di partenza. No, come ho detto alla presentazione, a me è piaciuta la macchina esteticamente e anche tecnicamente parlando. E ok, non è tra le migliori, non è velocissima, ma il salto di qualità l'ha fatto. Non hanno avuto grossissimi problemi. Hanno portato quelle che sono le pance modulari, quindi stile aggiornamento Ferrari. La Ferrari l'ha fatto con il muso, loro l'hanno fatto con le pance, quindi pance di sezione più piccola. Con anche degli scavi, cioè proprio hanno letteralmente scavato, hanno bucato le pance per far passare l'aria, per avere una vettura più efficiente. E già era snella così la vettura, figuriamoci con le pance forate. Mi è piaciuta molto, cioè migliorata, tanti, cioè pochi problemi. Ok, non è la più veloce, però rispetto al passato, possiamo dire, io sono soddisfatto della Williams. Sì, soddisfatto si può essere soddisfatti, però per essere soddisfatti ci deve essere anche la prestazione. Sì. Prestazione che c'è stata in pub, cioè in William possono essere contenti perché comunque peggio degli anni passati ci vuole poco a fare meglio, però comunque essere soddisfatti quando si parte da un progetto nuovo, in più che quest'anno sono arrivati i soldi, se si può dire, perché comunque nuovi fondi, nuovi investimenti, e quindi si chiamerà Williams perché è per il blasone del marchio, però non è più la vera e propria Williams, base sempre inglese, però comunque macchina abbastanza buona, ma secondo il mio punto di vista nulla di che. Una macchina che mi aspettavo di più. Comunque, perché, boh, non lo so, mi aveva impressionato. Alfa Romeo? No, Alfa Tauri. Che Alfa Tauri, beh. comunque ha due piloti che forse si completano. Perché comunque Gasly è il pilota forse sottovalutato, però che comunque quando è in condizione è veramente velocissimo e porta a casa i punti. E poi c'è Tsunoda che è l'attacco puro. Il classico giapponese che lui corre 30 giri, 30 giri attacca. Non ha difesa, non ha time management, non ha fuel saving. Per E di lui c'è fatto solo l'attacco. Dimmi? E il suo idolo è Alonso. beh, ha un bel idolo. Ha un Lo bel copia idolo. tanto. Alonso quando è in giornata, quando avrà la macchina, se per caso avrà una macchina che riuscirà a fare sua, Alonso sa come si fanno le partenze. Anche l'anno scorso, che l'Alpine non brillava per competitività, però comunque a Silverstone o anche in Brasile ha fatto vedere in un giro come si fanno i sorpassi. Sì, beh, però non penso che quest'anno l'Alpine È riuscirà. ancora beh, allora, nelle condizioni in cui adesso è più, come dici te, veramente non dico in mezzo a una strada, però forse sono sulle strade del pianerottolo, ecco.
Se invece guardiamo sul lungo periodo, beh, nulla gli impedisce di trovare la soluzione, perché comunque ci sono fior fior di ore e ore e ore al simulatore, quindi qualcosina così. Guardando l'Alpine, l'ala posteriore è veramente piccola, 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 e non è che basta ingrandire un'ala per sistemare. Di sicuro dovranno mettere molto più carico al posteriore per far sì che la macchina possa trovare un briciolo di competitività avendo più carico. Sì, secondo me loro hanno scelto un'ala piccola perché tra tutti sono quelli che forse soffrono più del proposing. Quindi è stato scelto anche quello per evitare di andare ad avere una macchina che saltella qua e là, come cioè, è quella che soffre di più principalmente, e non hanno ancora fatto niente dopo 3 giornate di test a Barcellona per risolvere il problema. Che è un problema che forse in Bahrain sì. Cioè, persisterà ancora di più, no? Perché lì si toccano velocità più alte, quindi lì i saltellamenti sono ancora più seri, no? Si sentono di più, magari da metà rettilineo, e può diventare anche pericoloso questo. Perché avere una macchina che saltella non è proprio l'ideale. Per niente, diciamo che infatti in rettilineo di solito il DRS lo si utilizza veramente poco o proprio quando si deve fare il tempo, invece il DRS qui nei test era veramente utilizzato all'estremo, perché comunque aprendo il DRS diminuisci il carico e quindi la macchina imbarcando molto meno aria, questo proposing veniva in parte smorzato. Perché proprio quando l'aria impatta sull'ala posteriore è come un cucchiaio, ti schiaccia la macchina e comincia ad ondulare. Quindi abusarne troppo di questo DRS, sì, è vero, ti fa andare meglio nei test, però comunque quando sarai nei weekend di gara non lo puoi usare a proprio piacimento. Forse nelle prove libere sì, ma in gara, se non sei sotto il secondo vicino alla macchina davanti, nada. No, no, no. Quindi possiamo passare a Bahrain? Sì, Quindi possiamo. chiudiamo i test di Barcellona e passiamo ai test del Bahrain che si sono svolti in questi giorni. Si sono chiusi appunto pochi minuti fa, quindi parliamo proprio sul tracciato e ci sono tantissime novità, ma sotto tutti i punti di vista, sotto tutte le case che hanno portato le macchine in pista. Giusto? Tante novità da parlare. Iniziamo da Ferrari che ne ha già un po' da dire. Loro hanno fatto i test sia in Bahrain che anche a casa, perché hanno sul banco di prova un motore che dovrà arrivare almeno a 6.000 km. Ovviamente si cercherà anche di utilizzare i chilometri che daranno poi le prove libere del weekend di gara, però ovviamente è una monoposto che dopo i test di Bahrain possiamo dirlo, l'affidabilità c'è, non manca, è molto affidabile. E a livello di sviluppi hanno portato veramente un sacco di roba. Sono stati testati 4 o 5 fondi, tutto per andare in lotta con sempre questo saltellamento delle monoposto, e che, come ho già detto prima, in Bahrain è maggiore l'effetto porpoising. Hanno testato questi 5 fondi, principalmente sono stati promossi due, che verranno poi approfonditi durante, penso anche prossimamente, nelle prove libere del Bahrain. Uno è il fondo portato a Barcellona, che è quello che ha funzionato fin da subito, risolvendo il problema, però non l'ha tolto del tutto. L'altro, l'ultimo, che hanno poi promosso, nuovamente promosso, è stato quello copiato da McLaren, e anche loro l'hanno portato a Barcellona. Quello con il Però fra. taglio nella zona posteriore Sì, per anche. scanalare il flusso e dare Esatto. praticamente un effetto di down. Esatto, e si flette anche il fondo per andare a chiudere, no? A sigillare quella che è la zona un po' più critica per quest'anno. E perché ovviamente si cerca sempre di evitare di alzare le monoposto da terra, perché sennò si andrebbe a perdere il carico aerodinamico e non è l'ideale, soprattutto se poi arriva una frenata.
Esatto, proprio non è l'ideale per un pilota. Quattro test, quattro fondi testati, Ferrari, che dire? Bilanciata, mi viene da dire molto molto bilanciata con un setup, qualche correzione ogni tanto qua e là con una monoposto un po' nervosetta, ma ci sta, perché il setup rimane sempre rigido, però bella da vedere. Io ti dico che sembra quasi all'occhio sembra quasi lenta da quanto è pulita la guida. Sì, poi ricordati che il Bahrain è una pista stop and go e anche che limita tanto quello che è il posteriore, quindi ci sta che sia un po' nervosetta, ci sta perché queste macchine non si sposano bene tanto con questi circuiti stop and go. Cioè, devo dire che il lavoro, cioè, è stato fatto bene e la macchina è bella. I piloti sembrano divertirsi, no, alla guida. Ma un pilota quando testa la macchina fa abbastanza quello che il pilota vuole, il pilota è rilassato perché comunque non ha intoppi sul programma di lavoro e può concedersi anche con calma qualche variazione di assetto. Invece quando un pilota deve soprattutto andare in rincorsa per il programma di lavoro e deve sempre rincorrere per trovare la soluzione, per mettere a posto problemi, problemi, problemi. Il testo si complica, comunque poi si diventa nervosi, non si riesce a focalizzare bene il programma perché uno vorrebbe essere subito veloce, vedi magari uno che fa il tempo e tu vorresti farlo uguale. Quindi Ferrari si è fatta trovare molto preparata in Sì. questo 2022 e ha confermato che comunque quando la si dava per competitiva, che avevano trovato il motore, che queste benzine avevano dato cavalli, alla fine erano vere. Poi la Ferrari ha fatto due contromosse in corso, due contromosse lampo. La prima dopo aver visto Aston Martin alle presentazioni che ha copiato il doppio fondo, e la seconda da Barcellona, proprio Bahrain, che Doppio ha, splitter. esatto, che praticamente ha portato il fondo molto simile, se non uguale, a McLaren. Quindi ha dato segno proprio di esserci, che sta affrontando questo 2022 con vigore, aggressività e non dico perdente perché il termine è sbagliato, però comunque non da una scuderia che ha già perso in partenza. Esatto, sono lì, sono attaccati alla concorrenza, questa è la mia impressione. Assolutamente sì. Concorrenza che si fa più aggressiva con una Mercedes che arriva dopo una settimana di dieta. E che dieta? Hanno smaltito tutto, hanno tolto tutto quello che poteva togliere, l'hanno tolto. Si sono arrivati con delle pance, che chiamarle pance, guarda, è fin troppo esagerato, ma hanno fatto un bel lavoro. C'è voci, anzi no, voci, foto, girano e anche tante foto fanno vedere che comunque era già predisposta già da Barcellona la Mercedes per ospitare delle pance così, però comunque anche il supporto degli specchietti è stato utilizzato il cono antintrusione, quindi comunque lì è stato fatto un lavoro, perché il cono lì nella versione precedente non c'era. L'hanno alzato, quindi comunque del lavoro è stato fatto. E quel cono antintrusione non è solo un supporto, ma è anche è palesemente un'ala. Un'ala che serve a portare più aria nel pavimento. Poi i branchie sono debuttate. A Barcellona erano debuttate un tipo di branchie, qui invece tutte e due. Hanno quindi totali quattro branchie diverse. E alla fine poi questa è un azzardo, no? Di Mercedes, perché hanno lavorato una settimana in meno sulla pista, ma una settimana in più al simulatore in gallerie del vento. Però comunque appena sono scesi in pista, sempre in Bahrain, sempre le piccole difficoltà di cui abbiamo parlato prima, bilanciamento e setup, una macchina ancora più nervosa. E sicuramente le pance hanno fatto cambiare tutta quella che è la guidabilità della vettura. Ma no, assolutamente, perché comunque è cambiata tanto, in una dieta sarebbe che la Mercedes snellisse i fianchi.
invece ha snellito tutta la vettura, è ancora più aggressiva anche rimpicciolendo soprattutto le pance in larghezza, ma rimpicciolendo anche il foro di entrata d'ingresso dell'aria. Quindi se prima era aggressiva, adesso praticamente è aggressivissima. Però non ha dato i risultati sperati, perché comunque si pensava che fosse derivato anche dalle pance larghe questo proposing per Mercedes, cosa che non si è minimamente sminuito, anzi se è rimasto o se è acutizzato, perché comunque il rettilineo del Bahrain è anche molto lungo. E praticamente dall'inizio alla fine, se non, ripeto, se non si apre il DRS, Mercedes è un'altra che come Alpine se lo fa tutto saltellando. Saltellando. Se lo fa Ma tutto. loro l'hanno già detto che porteranno un nuovo fondo, prossimo weekend per andare a togliere questo fenomeno del proposing. L'hanno fatto in questo weekend mettendo il tirante, non so se hai visto le foto. Sì, ma comunque la macchina Saltella. con la sova verso il basso. E poi c'è anche un altro frangente, nel senso che la Ferrari nel 2018 aveva portato simili specchietti nei weekend del Paul Ricard, e questi specchietti furono bocciati, proprio senza se e senza ma. Cosa che adesso Mercedes ha riproposto anni più tardi, proprio nei test qui in Bahrain, e diciamo che Ferrari appunto è una delle scuderie quella che si è messa più di traverso rispetto alla concorrenza, perché comunque è ancora fresca quella bocciatura degli specchi, e quindi visto che anche loro hanno utilizzato il cono antintrusione per far partire gli specchi, perché gli specchi ricordiamo che non devono avere funzioni, almeno non dovrebbero avere funzioni aerodinamiche. Però sappiamo che in Formula 1 tutti sono capaci di tutto, e praticamente adesso Ferrari vuole vederci chiaro, e quindi ha fatto sì che la FIA approfondisca questi cambiamenti, ma soprattutto anche la parte degli specchietti, per non dare nessun vantaggio, anche seppur poco, ma sappiamo che in Formula 1 i vantaggi quelli minimi ti danno almeno 3 decimi, mezzo secondo. Quindi, soprattutto anche dalla parte alta dove si convoglia l'aria, è molto importante. Sì, io comunque fossi Ferrari non andrei dalla FIA a chiedere. Cioè, io ho sentito Binotto che diceva: no, noi non adotteremo questa soluzione perché anni fa ce l'hanno bocciata. Io comunque mi farei gli affaracci miei e proverei a copiare questa soluzione perché è interessante. Perché da quest'anno poi si possono fare queste modifiche perché si contano i volumi, non le misure, ma i volumi. Quindi si può fare, tra virgolette, cioè alla fine anche questo qui è una zona grigia. E quindi io fossi Ferrari, copierei tranquillamente la soluzione o tornerei alla soluzione del 2018, che è anche quella lì abbastanza interessante. E sì, più o meno circa uno specchietto, per farti capire, ti dà 3 decimi, se va bene. Quindi è comunque tanta roba, Per poi No, no, passare a. la Ferrari deve essere aggressiva, deve spingersi oltre. Diciamo che quando si è spinta oltre, diciamo che tutti i team si sono spaventati, perché comunque quando Marchionne è arrivato a capo di Ferrari e ha praticamente spinto tutti a lavorare nelle zone grigie, la Ferrari ha trovato cavalli. Ha trovato soprattutto il modo di usare le batterie in modo migliore, quando poi la Ferrari ha corso anche delle gare con dei sensori. Cose che nessuna squadra ha mai fatto, senza pur trovare la soluzione. La Ferrari ha corso anche con un motore dove ha trovato il modo di eludere certi controlli, però, ripetiamo, ha subito tante verifiche e non è stata mai trovata regolare. Ha dovuto trovare un accordo perché la FIA a un certo punto ha detto: con queste power unit è difficile, ci troviamo in difficoltà a non trovare le irregolarità. Quindi ha dovuto collaborare. Si parla di un anno di penalità, però alla fin fine, secondo me, è stato più di un anno e mezzo, perché comunque la novità sostanziale anche
dell'ibrido l'ha portato oltre metà stagione inoltrata. E comunque il motore non l'ha toccato, ha portato soltanto l'ibrido, che poi l'ibrido ha portato un incremento sostanziale, cosa che ce l'ha tuttora sulla macchina. Però adesso come adesso, anche nei test, si è visto tutta un'altra Ferrari, che anche il motore ha potuto metterci mano. Quindi secondo me la penalità non è durata un anno, ma è durata più di un anno. Poi va bene che due anni fa aveva anche la macchina non era competitivissima, che aveva portato un terzo elemento al posteriore che rendeva la macchina un po' imprevedibile, e non era solo il motore il problema. L'anno scorso invece la macchina è molto migliorata, però comunque senza motore non si va avanti. Quest'anno nuovi cambi, nuove regole, nuove vetture, però comunque la Ferrari col pacchetto motore ibrido è molto migliorata, e non dico che al pari di Red Bull, ma veramente di motore manca veramente poco. È lì, mi sa. Assolutamente. Mi sa che è lì, tra Honda e Mercedes, secondo me sono lì. Hanno tutte e tre, forse un pelino meno Honda, ma Mercedes e Ferrari secondo me sono lì con i 1000 cavalli, per quello che hanno scelto una configurazione larga di pancia, no? In casa Ferrari per poter far respirare meglio il power unit italiano. E poi vediamo, sicuramente adesso sono solo voci, se hanno 1000 cavalli si sono lì, però al momento queste sono le voci. È ovvio che Ferrari ha girato tutte e tre i giorni in Bahrain, come anche in realtà Mercedes e anche Honda, con il motore giù. Chi ha provato ad alzare un pochettino il motore è stata la Haas e l'Alfa Romeo, che ha comunque chiuso la giornata, adesso non ricordo, con Bottas sesto, quarto, che comunque ha alzato un po' l'asticella del motore. Ma meno male si sono nascosti tutti. Sì, diciamo che la Ferrari sfrutta le scuderie, diciamo, affiliate per poter fare magari delle prove sulla power unit, sapendo che magari le altre auto non sono così performanti, ma possono anche spingersi un pochino oltre col motore senza far fare dei temponi che fanno pensare che praticamente la Ferrari possa scoprire tutte le carte. Detto ciò, la Red Bull ha soltanto l'Alfa Tauri, che comunque l'Alfa Tauri non può neanche scoprire lei tutte le carte, perché comunque è una temibile per il mondiale, è una che può sempre dire la sua. Quindi quando uno c'ha l'asso nella manica tende sempre a tirarlo fuori all'ultimo momento. La Red Bull è praticamente una macchina che, se non è la prima indiziata per vincere la prima gara in Bahrain, poco ci manca. È lì, è la macchina da battere. Il tempo di Perez dell'ultima giornata e il tempo di Max alla fine, no, con la chiusura dei test, fanno riflettere. Il tempo è stato fatto con gomma che non vedremo nel weekend di gara, però è una gomma sconsigliata perché è tanto morbida, quindi sì, ti dà il grip per affrontare le curve in velocità e anche con feeling, però arrivi nell'ultimo settore che le hai praticamente finite, sono surriscaldate, non hai più gomma e butti via il giro. Quindi le gomme, ok, sono quelle più veloci sulla carta, ma sconsigliabili. Le C5 intendo su Bahrain, difatti non le vedremo, però è un bel tempo, 1.31, è sceso 1.31 e mezzo forse, è un bel tempo, per essere poi una Red Bull che è stata finita oggi, cioè capolavoro. Sì, è stata finita oggi, ma proprio i dettagli. Sì. Perché la macchina, il layout, se non è che gli mancava chissà che cosa, gli mancavano magari qualche particolare che correggeva qualche flusso e... Le pance sono cambiate. Esatto, sì, ok, però comunque il 95% della macchina era già fatto. Sì. Sì, hanno soltanto portato le pance nuove, quelle che
nuove, tra virgolette, la filosofia è quella che abbiamo visto sia a Barcellona che nelle prime due giornate di test in Bahrain. Semplicemente c'è solo un po' più di scivolo, quindi sempre delle pance più spioventi. E comunque fa abbastanza riflettere. Anche, no, anche è vero, anche il fondo è cambiato. Cioè adesso qua la foto, anche un po' il fondo è cambiato, ma comunque ben poco. Cioè alla fine il 95% della vettura era quella. Appunto, il 95% era quella, comunque la Red Bull è dimostrata veramente una macchina che tipo Bella da vedere. effetto polysteel, cioè veramente sui binari va come se praticamente fosse incollata a terra. Ha trovato un Vero, bilanciamento e come se la macchina non avesse mai smesso di girare da un anno, è praticamente perfetta. Cucita addosso a Verstappen. vero. Anche Perez si è trovato bene. Sai, me lo aspettavo, ma non così tanto, perché comunque quando una macchina, ti faccio un esempio, in MotoGP la Honda è fatta per Marquez, chiunque arriva di nuovo deve salire sul treno, e salire sul treno in corsa quando c'è un pilota che è così estremo è difficile. Quando invece si parte da zero, come anche quest'anno in Honda e MotoGP, e praticamente si parte da, si ascolta tutti i piloti, si valorizzano vari punti di forza, si crea proprio un pacchetto buono per tutti. Infatti anche in Red Bull si è creato un pacchetto anche per valorizzare Perez. Ovviamente con una macchina estrema, Verstappen avrebbe fatto ancora di più la differenza, però comunque si deve guardare l'economia generale del team. Sì, poi anche Perez ha aiutato tantissimo la Red Bull a farla, diciamo, nella gestione gomme, a farla andare anche. Già andava forte prima, prima del suo arrivo, cioè più o meno, prima dell'arrivo di Perez, più o meno in gara. Però poi è arrivato Perez, l'hanno fatto. Lui ha aiutato tanto con la sua esperienza a farla andare forte, più che forte, costante in gara, tenere sempre i ritmi alti, no? Perché alla fine è quello che fa. Difatti, guardavo oggi long run di Verstappen, sono cioè praticamente da consegnarle già adesso non voglio dire il mondiale è già finito, però cioè, bisogna consegnargli la coppa a Verstappen perché ha fatto dei long run su tutti sull'1,37 costanti e cioè, è tanta roba, eh. Verstappen ha girato veramente tanta roba. Se quello è il ritmo dell'RB18, cioè. Ferrari invece anche loro sì, 1,37 li toccavano, poi ogni tanto calava, 1,38 alto, 1,40 addirittura. Ferrari deve ancora aggiustare qualcosina in gara, sembrava un po' più veloce in qualifica. Però sono lì. Secondo me la prima, quella da battere la Red Bull, e la seconda forza in campo, quella che può insediare la Red Bull, è la Ferrari. E la Mercedes terza la metto. Dopo i test di Bahrain la metto terza. Sì, perché comunque la McLaren non si è dimostrata così veloce, perché comunque ha avuto anche qualche altro handicap, nel senso che comunque con Ricciardo, che ha last minutes, è stato positivo al Covid, che comunque Norris ha dovuto abbandonare la macchina in pista perché per un guasto. C'era un meeting nel box McLaren dove c'erano tutti gli ingegneri riuniti per trovare una soluzione per Problema ai sistemare freni. problemi anche ai freni. Quindi no, la Mercedes è dovuta calare di una posizione nel ranking globale delle prestazioni. Tutte le altre scuderie si riassumono in qualche lampo, però non c'è nulla da rilevare. Allora, beh, oggi sono arrivati i nuovi aggiornamenti da Woking. E per le nuove prese d'aria, difatti, ho visto che hanno montato le nuove prese d'aria sulla McLaren. Prima non esistevano le prese d'aria interiori dei freni. Oggi sono arrivate quelle nuove che sono un pelino più larghe per far respirare più sti poveri freni. Ma comunque, in questo momento, la McLaren non riuscirebbe a fare un gran premio di gara perché surriscalda i freni. Hanno sottovalutato questa.
Hanno sottovalutato i freni sicuramente a livello anche i copricerchi che tengono lì il calore, e l'hanno un po' sottovalutata questa cosa qua. Si risolve, perché figuriamoci, riusciranno benissimo a risolverlo, però al momento fanno fatica. Alpine disastro. Per parlare di problemi, Alpine forse è quella che più mi ha deluso. Loro, al di là del comunque sempre l'effetto del salta-salta e di qua, per me rimane la monoposto. Un monoposto che non ha precisamente tutto questo vantaggio che nelle mani di Alonso e Ocon fanno veramente difficile, hanno veramente difficoltà a trovare tutto questo vantaggio. Sì, poi anche guardando gli onboard dei primi giorni, che comunque, vabbè, pista sporca, sabbia, sai, Bahrain in mezzo al deserto, un po' tutte le monoposte erano difficili da guidare, ma l'Alpine era sulle uova, cioè, e quasi tutti i team, andando a cercare l'assetto, hanno risolto questo problema, chi più chi meno, come Aston Martin, più o meno alla fine aveva la monoposto che era migliorata. Mercedes ancora un pochettino di problemi, ma già meglio rispetto alle prime due giornate. E rimane sempre Alpine che proprio anche gli ultimi giri, che mancavano proprio 5 minuti alla fine, sovrasterzo, sottosterzo, bloccaggi. Un momento difficile per la scuderia francese, che aspettative altissime, El Plan, Alonso, e poi alla fine ci troviamo qui, che poi magari arrivano il prossimo weekend e hanno ribaltato la situazione, non lo metto in dubbio, però sai, manca una settimana. Sì, però i miracoli ultimamente nel motorsport io non ne vedo più, perché una volta potevo anche, si vedevano squadre in difficoltà, poi arriva la domenica e svoltano, ma adesso i miracoli non ne vedo più, cioè non è che non ci credo più, non ne vedo veramente più, perché comunque non c'è più la bacchetta magica, o comunque arriva il pezzo che ti risolve totalmente la macchina, o sei veramente disastrato e poi arriva il pezzo e ti porta un po' competitivo, ma comunque non ci credo che poi arriverà in Bahrain per la gara e la troveremo lì davanti. Di sicuro non è male, però non è buona per stare davanti. Diciamo che nei 10 la vedo e non la vedo, però che fatica per stare nei 10, ecco. Sì, esatto. Nei 10 la vedo e non la vedo, però comunque andando avanti così farà fatica. È vero, è solo un test, d'accordo, c'è tempo poco per trovare delle manovre correttive, vedremo. Poi tanto depotenziato l'ho visto, perché poi loro sono gli unici col motore Renault, non hanno clienti, quindi loro gli unici motori Renault in griglia, quindi non possiamo sapere, no? Per esempio Ferrari, possiamo sapere che scuderia ufficiale ha girato con motore depotenziato, mentre invece i team clienti hanno alzato un pochettino l'asticella. Alpine invece tanto tanto depotenziata già la mappatura, perché sicuramente hanno girato con una mappatura bassa, che però bassa è dir poco, cioè tanto depotenziata. Poi se già così depotenziata hanno dei problemi di affidabilità che cioè, adesso non mi ricordo più, forse la seconda giornata si sono fermati per un problema alla power unit, poi viene anche da dire, i problemi sono seri, perché depotenziato, problemi di affidabilità, se alzi l'asticella e metti la mappatura da qualifica, non fai allora un giro. Poi, vero, test e tutto, però staremo a vedere, di sicuro non dobbiamo aspettare molto, perché settimana prossima il grande della Formula 1
scenderà in pista per le prime prove libere venerdì, sabato prove libere 3 e qualifiche, e domenica la gara tanto attesa, che non è neanche passato forse 2 mesi e sono già di nuovo in pista per il nuovo campionato. Quindi, se vogliamo sbilanciarci per un pronostico, o se no, chiudiamo qui. Allora, non mi piacciono i pronostici, però dico Red Bull davanti con Ferrari che le insidia e Mercedes terza forza al momento. E poi io direi Alfa Tauri, Aston Martin e McLaren, la butto lì. Invece io ti dico, inizialmente forse la tua è sulla, come si chiama? Sull'intera stagione. Io ti dico che per la prima gara Mercedes non la vedo, terza. Ti dico che io vedo più McLaren, vedo più, allora. Davanti a Mercedes Sì. Sì. con un Per la pilota in prima gara, meno, dimmi. con un pilota in meno. Beh, dipende, dipende, un pilota in meno dipende, perché comunque le macchine sono omologate per due piloti, quindi bisogna vedere chi prenderà il posto di Daniel Ricciardo, se Daniel Ricciardo non salirà in macchina. Bisogna Vediamo, vedere. dai. Io la Quindi vedo secondo messa me... malissimo la McLaren. No, non è messa malissimo, beh, oddio, vorrebbe essere messa la Haas nelle condizioni della McLaren. Sì. Quindi ti dico che la McLaren come terza forza inizialmente sì, poi è tutto il contrario di tutto. Piuttosto Hamilton, anche se non ha il passo, si inventa qualcosa per stare lì con loro. Dove piuttosto guida come un pazzo, ma piuttosto esce fuori di pista. Ecco. Quindi secondo me Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes e poi Aston Martin, Buono. Alpine e gli altri. O se Alfa Tauri sì, al centro. Però per me questa è la linea della prima gara. Vediamo, Dai. Dove io aspetto la qualifica praticamente potenza libera e gas. E bella. niente, dai. Siamo arrivati al termine, abbiamo fatto luce sui test sia di Barcellona che anche del Bahrain, abbiamo avuto elementi per poter approfondire i vari test, di sicuro molte auto, già non bastavano le auto nuove, in più hanno portato tanti dettagli che ci hanno fatto saltare dalla sedia. Perché comunque si sono spinti in là e ancora non è finita, perché durante l'anno sicuramente porteranno anche degli sviluppi in gara. Questo e altro nei prossimi episodi, dove analizzeremo anche il corso della stagione sempre con Nicolas. Io ringrazio Nicolas e vi aspetto numerosi ai prossimi episodi. Ciao, grazie a te. Ciao ciao. Ciao ciao! Se sei alla ricerca di motori, Will Motorsport è il podcast che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme: Spotify, Anchor, Other, Google Podcast, Apple Podcast e Overcast. Segui la pagina Instagram e unisciti al canale.